Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video del canale. Quest'oggi Deck Profile Hero. Ieri ho portato le 5 combo di questo mazzo, 5 combo molto facili da eseguire. Direi ora di iniziare subito comunque dal reparto mostri. 3 per di Stratos. La carta è utilissima specialmente per il suo secondo effetto, che dice che possiamo aggiungere un mostro eroe da deck a mano. Possiamo attivare uno degli effetti di Stratos ogni volta che lo evochiamo normalmente o specialmente, non è una volta per turno, quindi possiamo usufruire dei suoi effetti anche più volte all'interno dello stesso turno. Comunque il primo effetto dice che possiamo distruggere magie e trappole sul terreno fino al numero di mostri eroi che controlliamo, eccetto comunque Stratos. Poi monocopia di Soldato Liquido va benissimo in monocopia. Quando revochiamo normal ci permette di evocare direttamente dal cimitero un mostro eroe di livello 4 inferiore. Quando lo utilizziamo come mostro per una fusione, possiamo poi prendere due carte dal deck e scartarne una. Doppia copia di Shadow Mist è utile perché ci porta la carta cambio di maschera, che è essenziale per poi andare a fare gli eroi mascherati, che sono Darklaw, Acid e Anki. E inoltre, quando viene mandato al cimitero, Shadow Mist ci permette di aggiungere un mostro eroe da deck a mano. Monocopia di Soldato Solido, lui quando viene evocato normal ci permette di evocare specialmente un mostro eroe di livello 4 inferiore dalla mano. Se viene mandato al cimitero per effetto di una carta magia, quindi anche se lo mandiamo al cimitero con la Poli, possiamo evocare dal cimitero un mostro eroe in posizione di difesa, eccetto un'altra copia di Soldato Solido, ma lo giochiamo comunque in monocopia. Poi monocopia di Neos l'Onesto, eroe elementale, questo non credo che abbia bisogno di grosse presentazioni. Questo è tutto per il reparto eroe elementale. Ora gli eroi del destino, 2 per di Malicious, obbligatoria come carta, monocopia di Danatag e monocopia di Celestial. Questi l'avete visti più volte anche nelle profile Hero, Destiny Hero che ho portate. Poi monocopia di Plasma, non è essenziale all'interno del deck, però è una carta veramente forte perché dice il suo effetto, dice che annulla gli effetti dei mostri scoperti mentre il tuo avversario li controlla, quindi già solo per questa parte dell'effetto la carta è veramente utile attualmente. Inoltre, una volta per turno possiamo scegliere come bersaglio un mostro controllato dall'oppo e utilizzarlo come carta magia equipaggiamento per Plasma, e Plasma guadagna la metà dell'attacco originale di quel mostro. Inoltre è un po' difficile da evocare perché comunque necessita di ben 3 tributi, anche se devo dire la verità si riesce ad evocare senza poi così tante difficoltà. Comunque 3 tributi rimangono un bel numero. Poi per quanto riguarda gli eroi Vision, 3 per di Faris, lo evocate specialmente scartando un mostro eroe che avete in mano. Inoltre, quando lo evochiamo possiamo scegliere come bersaglio nel deck un mostro eroe Vision che abbiamo e attaccarlo come carta equipaggiamento praticamente a Faris, e tutte le volte, non c'è una volta che non lo vorrete fare, andare ad utilizzare Increase come carta equipaggiamento, perché poi Increase lo potete evocare tributando un mostro eroe che avete sul terreno, evocarlo specialmente, e lui vi porta dal deck un eroe Vision di livello 4 inferiore, quindi andrete a prendere poi Vion, che vi serve per cimiterizzare un mostro eroe da deck a cimitero. E inoltre potete bandire un mostro eroe che avete nel cimitero per aggiungere una poli direttamente da deck a mano. Comunque questo processo di fare scaletta, praticamente fate Faris che si equipaggia in Increase, poi in Increase sacrificate Faris per evocarlo e fate Vision e tutti gli effetti, lo potete vedere meglio nel video delle combo che ho portato ieri. L'ultimo eroe è Gold Brunito, lui serve insieme al richiamo oscuro per fare bene, tra l'altro lui lo potete scartare dalla mano per prendere proprio richiamo oscuro e poi andare a fare bene. Poi il resto dei mostri è composto da Entrap, 2 Ash, 2 Troll e 2 Padrone dei Teschi.
Per quanto riguarda le altre carte, sono tutte carte magia, quindi monocopia di un eroe sopravvive, pagate la metà dei life points, evocate specialmente un mostro eroe di livello 4 inferiore dal deck. La carta può essere giocata solamente in monocopia, lei ve l'ho spiegata prima, serve per fare Bane, spolverino dell'arpia perché non settiamo niente, monocopia di Call by the Grave perché si può giocare solo in monocopia. Poi per quanto riguarda le carte che fanno da poli, oltre la polimerizzazione stessa, la fusione miracolo che vi permette di evocare un mostro eroe elementale dal extra deck bandendo i materiali dal cimitero o dal terreno, e 3 per della carta fusione destino. Lei potete attivarla solo una volta per turno e vi permette di andare a creare un mostro eroe del destino fusione mandando i materiali direttamente da deck al cimitero. Poi 3 per di cambio di maschera per andare a fare gli eroi mascherati che sono anche Acid e ovviamente Dark Glow. Per quanto riguarda l'extra deck, oltre ai già detti eroi mascherati, gli eroi del destino da extra deck che andremo a fare con fusione destino sono Distopia e Pericoloso. Per quanto riguarda gli eroi elementali c'è Sunrise, Zero Assoluto. Poi c'è Trinity, che è l'unico eroe Vision all'interno dell'extra deck. Lui quando entra raddoppia l'attacco e può attaccare fino a 3 volte, quindi è un 5000 che attacca 3 volte. Se avete bisogno di spaccare qualcosa sul terreno dell'oppo, con lui andate sul sicuro. Per quanto riguarda il resto dei mostri sono Link e sono Terrore Decimatore, Conduttore Meraviglioso, 2 per di Crociato Croci, è utilissimo perché quando lo evocate vi riporta sul terreno un mostro eroe del destino che poi volendo potete tributare per aggiungere un mostro eroe da deck a mano, e la monocopia di Verte Anaconda. La side composta da carte che si devono adattare al meta attuale, quindi 3 per di Nibiru. Nibiru sta tornando piano piano perché Tri Brigate, l'Irilusk, che è il mazzo, è uno dei mazzi più popolari, comunque un pochino lo soffre, non muore soltanto da Nibiru, comunque lo soffre anche Virtual World, un po' lo soffre Lancea, perché ci sono molti deck che giocano dal cimitero bandendo le carte. Schoolmaster, la terza copia di Padrone, Ash e Droll, dato che nel deck l'ho messi in doppia copia. Poi carte per andare contro i mazzi 7-5, il Cosmic Cyclone e anche il Riavvio Rosso, e poi Goccioline Proibite, carta super costosa che verrà ristampata nella OTS 16 ma che non diminuirà mai nella vita di prezzo, anche perché verrà ristampata Ultimate, quindi il prezzo di quella che già c'è col cavolo che diminuisce, Ultimate costerà anche di più. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate like, comunque per approfondire meglio le carte magari vedetevi il video delle combo del mazzo così capite meglio il deck e come funzionano le varie carte, e io vi do appuntamento ad un prossimo video del canale.